Buongiorno da Bettino News. Oggi 20 febbraio è Santa Giacinta Marto, ovvero Giacinta de Jesus Marto, una delle pastorelle alla quale, insieme a suo fratello Francisco e la cuginetta Lucia, apparve la Madonna di Fatima. Oggi è anche la giornata internazionale della giustizia sociale, che ha l'obiettivo di mettere in luce quanto lo sviluppo e la giustizia sociale siano indispensabili per il mantenimento della pace e della sicurezza, sia tra gli stati che a livello nazionale. Tuttavia la ricorrenza mira anche a rammentare che in assenza di pace e sicurezza e del rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, lo sviluppo e la giustizia sociale non possono essere raggiunti. Fattori che costituiscono una priorità per le Nazioni Unite. Per questo motivo l'Assemblea Generale ha designato il 20 febbraio come la Giornata Internazionale della Giustizia Sociale. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è consapevole del fatto che la globalizzazione e l'interdipendenza stiano aprendo nuove strade, sia attraverso il commercio, gli investimenti e i flussi di capitale, che tramite i progressi della tecnologia, al fine di stimolare la crescita dell'economia mondiale, lo sviluppo e il miglioramento degli standard di vita del mondo. Tuttavia, allo stesso tempo, restano importanti sfide da affrontare, come le crisi finanziarie, l'insicurezza, la povertà, l'esclusione e la disuguaglianza, sia all'interno che tra le società, e gli ostacoli significativi per un'ulteriore integrazione e per una piena partecipazione all'economia globale per i paesi in via di sviluppo, così come per alcuni paesi con economie in transizione.